ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono tornato a casa mia. Sei tornato a casa tua? E dove eri stato fino adesso? Ma non sono da solo, perché abbiamo sia Jumpitech, ciao, che Cherry dietro la telecamera. Cosa faremo oggi, ragazzi? Abbiamo anche il nostro Daniele. Grazie. E che bello, e che bello, è arrivato Danielello. È bellino, è grossetto e si mette il rossetto. Ma ecco no. Cosa andremo a fare oggi con Danny e Jumpitech? Andremo a far vedere a Danny il mio passato, il nostro passato, per fargli rendere conto di quanto in basso sia caduto per collaborare per collaborare con noi. Mi sembra che sia una presentazione di tutto il rispetto. Di tutto il rispetto. 92 minuti di applausi. Tu hai mai dato un'occhiata? No, niente. Dimmi. Andiamo. Cerca. Poi c'è anche BBB. Tu sei mai andato a ritroso? Già piange. Tu sei mai andato a ritroso sui canali dei youtuber italiani per vedere le loro origini, i loro albori? Non ho questo tempo da perdere, glielo può dire? No. Devo comprare no. Sette mesi sessuali. Piano, che uno schiaffo tuo è una zolla sismica che si. No, la cosa che mi ha fatto strano in realtà è quando mi ha detto: vieni a vedere i video di quando ho iniziato, quando ero giovane. Ieri? Allora... Va bene che dimostri 35 anni, però ecco, questo tu non lo sai. Ah no? No. Mi ragguagli, dottore. Ah, una ragazza che salutiamo, Francesca mi sembra, che lavora per Daniele, ma... No, non lavora per Daniele, io mi dissocio completamente. No, nel senso è l'assistente personale. di Danny. Ciao Cherry, come stai? Che da domani però sarà in mezzo a una strada, se non sbaglio, perché io ho deciso così. Dice che dimostro 35 anni. No, oh, ma non ha detto di mostri 35 anni. Tu gli hai detto quanti anni mi dai? Ho? 34. Cagati voi timmi, Aida. Allora, ti dicevo, quindi tu non hai idea di che cosa io facessi prima. Io prima ero un videogamer, questo sono io. 9 anni fa tu ancora eri magro. No. Allora, io veramente mi cringio tantissimo ogni volta a rivedere i miei vecchi video. Però purtroppo siamo qua per quale vi faccio vedere, compagno? Ma il primo. Oh, ma chi c'ha piccolo ma fa? No, il primo è veramente cringe. Questo è il mio primo vlog. No, vendiamo, okay? Questo è il mio primo vlog. E negli altri non ti si vedeva in faccia? No. Ti si sentiva solo parlare? Sì. Diamogli uno scorcio. Pubblicità, che qua il mutuo non si paga mica da sé. E dopo la cosa curiosa è che io quando vengo qua comincio a parlare siculo e loro cominciano a parlare in padovana. Dio. Allora, premessa. Premessa. Questo non è un gameplay acquisito con una scheda di acquisizione. È preso la telecamera, impostata davanti al televisore. Sorridi, si faceva così. Sì, il budget non c'era. Si faceva così? No, però non avevo soldi. Aiu, ma che c'ha più che mi fa? Facci un mafes. E secondo me questo era il metodo migliore per iniziare un video su YouTube. Ciao a tutti ragazzi, sono Xmurri. Beh sì, è un nome abbastanza gay, però vabbè, no, abbastanza gay. È già qua è da censura il canale. Se avessi detto questa frase nel 2021, probabilmente mi avrebbero linciati. Però se posso permettermi, in questo periodo storico tu hai effettivamente quanti anni? 2011 meno 2021 siamo? Fai il conto. Yeah. 16. Sì, mi sono battute comunque i ragazzini 16 anni fa. Un attimo, quindi... sei emozionata la Cherry quando ha sentito 16 anni. Anche tu hai avuto 16 anni, Cherry. Sì, c'erano i Velociraptor. Un'altra piccola nota. Sì, dimmi tutto. La voce è la stessa. Oddio. Allora, è leggermente. Ma perché avevo avuto già la mia tempesta ormonale, avevo già i paletti nel tutto. Si faceva le seghe. Ma perché devi sempre andare? La stavo dicendo in maniera pulita. Posso chiedere, le seghe all'epoca come si facevano? Perché ho visto che i video di gaming dice. Meglio non chiedere. Non lo so, non meglio non chiedere. Di, non lo sapevi cos'è. Di 16 anni di Palermo. Palermo? Questo è il mio secondo canale. Infatti, ne avevi un altro? Ah, perché lui la sa la storiella. Sì, me l'aveva raccontata. Il segnale masturbato. Disturbato. Il mio primo canale si chiama Segnale Disturbato. Probabilmente quelli che stanno vedendo questo video mi conosceranno tramite quel canale, come te per esempio. Però guarda com'era già youtuberoso. Certo. Cioè, è come se stessi guarda parlando... non voglio andare a vedere il tuo primo video perché veramente dai è come se stessi parlando con un milione di iscritti. Devo dire che rispecchia abbastanza la pubblicità realtà. Si guarda. Certo. Ah, aspetta, c'è una intro questa tutta a effetto. Non me la ricordo. Allora, questa musica potrebbe essere coperta da copyright. Senza Angelo una... cambiala. Alla fine ce l'avete fatta. Fatemi un applauso per la verità. Quale faccia me lo sta dicendo? Quale faccia da teppistello? Guardalo lì. Eri arrogante anche all'epoca.
sensazione. Aspetta però, col rewind. Che dite, la finisco con questa minchiata? Ciao ragazzi, cover post trasformazione Shakespeare ed eccoci. Comunque lo sfondo non è cambiato. Lo sfondo non è cambiato perché mia madre era quello, insomma. Nemmeno i pupazzi mia madre ha mai buttato, no, uguali, sono sempre uguali, rimasti quelli. No, l'unica cosa è che vedo che dall'epoca sei dimagrito, però mi sembravi più in forma. Come vedete, come spero si veda, non mi sento molto a disagio perché... Io sì, adesso a riguardarmi mi sento molto a disagio. Ma se fai i complimenti da solo! Non si è autocelebrato, ragazzi, io non sono a disagio, sono chiaramente uno youtuber di successo. Come qualcuno saprà, avevo già un canale... Ora c'è anche video. Sono veramente molto contento. Per questo vlog, questo video... Per questo vlog, sì, fratello. Allora, lo vedi il ferro, amico, lo vedi. Non ho mai capito perché in questo video a un certo punto inizia a fare per questo vlog, per questo vlog. Però tipo come i tappeti di D-Max. Dai, fratello. Allora, per questo dai, vlog. Dai, che cazzo, te l'ho detto. Like. Dai. No, amico, non si può. No. Cazzo, signora, non tiri lo sciacquone. Ma perché lo sciacquone? Ma non mi rovini il video? No. Iniziamo subito con la notizia caliente. Finalmente. Caliente? Cioè, eri già un cicamalo, eh? Vai. Cioè, sento caldo perché il cringe mi sta aumentando la temperatura corporea. Ma l'hai visto com'è? Lui si fa le domande, si bello, risponde, senza... sì. Può venire a vederlo un attimo? Certo. Oh, mio Dio. Guarda che bello. Fievel, sei tu. Fievel. Shock. Cerchi Fievel, per favore, che minchia è Fievel? È un topo, già lo so. Cherry, palesemente un topo. Mi hai dato dal sorcio, Cherry. Però posso dire una cosa, mi scolpa. I capelli sono sempre gli stessi. È inutile che provi a... Dai, raga, perché mi rompono i coglioni che sono calvo, ma guarda. Chi è che ti rompi i coglioni che sei calvo? Io? Di sicuro non tu, perché... di camera che sentivo un po' birra, finalmente ho comprato il ecco, questo era quello che mi serviva per non inquadrare più l'Avermedia, c'erano già gli Avermedia, guarda che grandi che erano. Ora sono piccoli così. Sembra un bimbo. No, il mio Avermedia è grande così. Tanto li posso fare di veramente cringe. Questo è un video dove gioco a PES con i piedi. Beh, l'hai convinto, presuppongo. Sì. Questo PES vorrei qualcosa di più coinvolgente, simulativo. Più simulativo. Cosa vuoi giocare con i piedi? Guarda, guarda che youtuber. Guarda che i capelli, anche la capigliatura. Era tipo tutto alzato a cazzo. Mi piace lo sguardo, intanto il braccio era già pieno. Musica utilizzata da tutti i youtuber al tempo. E buonasera, buonasera amici telespettatori, benvenuti in questo importantissimo... Ah, perché tu hai giocato la voce, a PES. La voce è diversa. Qua era la voce del telecronista. Del telecronista. È ovvio, no? Perché lui ha giocato e poi si è fatto il commento di sopra, non era in live. Vero. Capito? L'hai doppiato? Sì. Capito, merluzzo del cazzo. Sfidassi i titolari e riserve della squadra, di una delle squadre più forti del mondo. Stiamo parlando del Real Madrid. Real Madrid, madonna, sembra quello di Ollie e Benji che fa le cronache. Bianchi. Fammi vedere i piedi che giocano. Qua ti riprendevi con una telecamera. Sai che c'è gente che potrebbe pagarti per queste cose? No, va avanti, attenzione, supera tutta la difesa di Gary con una botta! Ma stavi giocando davvero? Sì, credi che stavo davvero giocando? Vedi il cuscino a tenere il joypad? Pro player? PES 2010. Ma i bianchi che si apprestano, non potevi dire nella squadra invece che i bianchi. L'ispirazione ovviamente. La disperazione era così. E questo, diciamo, era. Ce ne sono tante altre, però visto che adesso abbiamo buttato merda su di me, voglio anche far vedere il mio compare qui accanto, per farti vedere che comunque quando si inizia su YouTube si è sempre un po' impacciati. Ti faccio sentire dei commentary ai tempi, praticamente ai nostri tempi, quando tu già avevi 6 palestre, 8. Sì, io già probabilmente fatturavo 3 milioni l'anno. 8 aziende. Si parlava di un argomento su un gameplay che faceva da sfondo. Questo si chiama commentary. Recepito? Assorbito? Sì, un commentary su quello che c'era nello sfondo. Benissimo, non hai capito una finchia. Questa è intanto la differenza tra me e Giampita. Che Giampita aveva già la sua sigla con il logo. Io ancora nel 2021 non ho un logo. No, non e mi stai ancora registrando con la stessa telecamera che puntavi sul monitor quando in VGA. Attenzione, ora sentiamo questa musica, scusami, non farli inizia più. Inizia il gameplay con la musica, no, cioè, onestamente, voi mi dovete dire quanto spaccano queste intro con la musichetta. Ma anche lui però la voce è cambiata poco. Ma che cazzo dici? È leggermente un tono più bassa. Qui la modificavo un po' ad onore del vero. Avevamo questo... Questa cadenza tipo... ciao a tutti. No, cercavamo di...
Di nascondere la di, di nascondere. Ma chi, scusa, c'era della bamba lì. Cioè, cercavamo di nascondere il nostro accento meridionale. Rendere il contenuto potesse... più fruibile, esatto, all'Italia. Ok. Fruibile all'Italia. Musichetta a parte, benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video di Call of Duty Modern Warfare 2. Call of Duty? Sto facendo un altro video di un'altra moto. Lo senti che ho questa parlantina? Sì, no, lo sento, che lo sento che la voce è quella, però effettivamente tu stai cambiando. È modificata, è proprio... Ah, perché oggi voglio parlarvi di una mod. La mod che di cui voglio parlarvi è iSnipe. Mamma mia. Infatti il titolo, iPad, iPhone, iSnipe. Che inventiva. Guarda qui. Che c'entra? Ridendo solo tu. Per tutti coloro che giocano a Alte Rigonette, perché ci sono mod. Cosa ha detto? Cerca e distruggi per questa mod. Voi non avete altro. Ma che questa è la definizione, non si può mettere. Il bonus predefinito. Diciamo, metà del video prima si passava a parlare della partita, modalità. Della partita che c'era di sotto. Posso chiedervi una cosa? Quando facevate i gameplay, che visual raggiungevate? Un po' quelle che vedi, è una perché merda. Perché YouTube era all'inizio all'epoca, sì, non c'era nessuno. Sì, ma se facevi tipo 20.000 views eri tipo Dio. Porco Deo, posso fare... Sì, una piccola giustificazione pre-video. Questo era un gioco della Wii, dove praticamente dovevi imitare dei uomini palestrati, gli dovevi aiutare a farli passare attraverso dei fori. Adesso vedrai. Proprio come... lo stereotipo tipo... Danny non ha mai smesso di giocarci. Fari pure. Ma chi è? Maglietta ruba cuori. Chi è? Cuori. Io, rompa. Questo è un gioco... Vieni a vederlo. Veramente? No, sto scherzando comunque. Quanto era magro rispetto adesso? Okay, guarda che cazzo di gioco di merda è, compa. Ma che gio... Così, vai. Guarda. Che fa le alzate laterali anche finché... Cazzo, capito? Ti devi mettere la stessa posizione. Nella posa. Quindi simo... Yes, la potenza. Pensa che noi queste cose le facciamo davvero su Instagram. Ci mettiamo davvero così con il nostro slippino. Ma cazzo, slipino. Guarda se la Nintendo capiva come si metteva. Guarda come scoletta. Viva la potenza, intanto uno è già andato via. Viva la potenza. Questa però te la rubo. Rimettiamola in auge. Questa corsa ai tipi stereoti, pieni di steroidi. Ah, attenzione. Un piccolo inciampo verbale da parte del Jumpy che, del che passato strano. Che confonde steroidi con stereotipi. No, stereotipi con steroidi. Questi tipi stereotipi pieni di anabolizzanti. Non restiamo. Ho detto un ictus. Che ho detto non rimane niente finché non restiamo. Perché non è alcuni andando via finché non rimane. Effettuerà. Che schifo, cazzo. Così? Però vedo che vi sta interessando comunque. Mi piace. Questo era Jumpytech agli albori. Vediamo il vlog. Fai vedere Just an Ordinary Day. Vediamo l'ultimo. Vlog Just an Ordinary Day. Lui ha chiamato un video per un pubblico italiano Just an Ordinary Day, che significa... Apriamo il titolo me l'ha dato lui comunque, tendo a precisarlo. Aspetta, devi capire che dopo... non è che erano vlog. Cioè, erano video fatti per noi. E c'eri anche te, vedi. Siamo qui per... ovviamente la centro della scena. Perfetto. Cosa stai vedendo? Avevi già un orologio da 12.000 euro. Aveva aperto il canale da un minuto e quei pochi soldi li aveva già spesi tutti con un orologio. Il Samsung S... Il Next. Il Galaxy Next. Galaxy Next. Siamo qua sulle strade. Ma guarda che figo che eri! Ai tuoi fan sto parlando, perché tu avevi i tuoi fan e i miei. Cioè, io non ho capito perché tu avevi la telecamera seria e io vloggavo con la merda. Da notare la basetta che stava arrivando nel collo. Avevi sta cosa di farti il basettone fino a... Sì, prego, Cherry. Perché sta ridendo? Non capisco. Bene, ragazzi, io spero che... No! Questo... Se questo video arriva a 30.000 like, andremo a guardare i primi video di Danny. Hai capito la bella merda. Ringrazio Danny. Ah, volevo un to... Concludi tu, dacci un parere su... sui nostri primi video. Sono tutto orecchie. Aspetta, mi metto anche comodo un attimo. È davvero? Al prossimo video.